Oh, Peter, voglio gridare così tanto che dovremmo cambiare parrocchia. Che schifo! Voglio prenderti fino a ridurti come un sacchetto esploso nel microonde. Oh, mio Dio! Mi interessa fare una cosina a 2 e un quarto? Kevin, vieni, voglio presentarti la tua sorellina, Susie. Wow, ciao sorellina, abbiamo un po' di tempo da recuperare, eh? Spero di non spaventarti quando urlerò per gli incubi. Stai tranquillo, ho visto di peggio. Un mille piedi umano, è spaventoso. Una volta mi sono finto morto anch'io. E vai, niente appuntamento dal dentista. Allora, ecco un bel gioco. Io sono un ubriaco e facciamo che lancerò la palla ai miei figli troppo forte. Oh, papone, ma dobbiamo provare! Non piangere, non piangere. Se piangi finisce il gioco. Voglio che tu capisca com'è la vita, Chris, perché sappi che la vita è proprio così. Bene, se serve per fare un giro sull'olocausto, mi metto subito a dieta. E non la interrompo finché non assomiglio alla mia prozia gambe fino al collo Griffin. Ehi, bambola, le tue gambe arrivano fino al collo? Ma certo, guarda che roba! Oh, cavolo, sei un mostro! Aspetta, ho le gambe lisce come quelle di una bambina! No, non ci casco. No, 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 dentro il naso no. No, ma fattene via, questa è la mia zona speciale. No, no, fermo, no, ho detto di no. Ma che cacchio di crostata è questa? Peter, mi costringe a guardare. Voglio ammazzare quell'uomo! Quell'uomo è il padre della mia ragazza! Dare! Questo viaggio sarà frustrante. Lo so, i cavalli da tiro sono lenti. Sexy. Non saprei, ma riappropriamoci della nostra libertà. Partiamo per un viaggio avventuroso, senza meta. Quagmire, che idea grandiosa! Partiamo all'avventura! Chi ci sta? No, 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 tu no, Simus. Ah, Pupù. Chi se ne importa? No, in realtà se sono qui è perché volevo fare questo. Ecco la mia piccola Lois. Cosa? Lois? Forza, salta nell'auto di papà. Ti rotoli per terra mentre io bevo e fumo strada facendo. Oh, l'ho giusto dopo. Buon San Valentino, Juan. Anche a te, mio amor. Aspetta, mi rinfresco un po' prima. Ok. Sì, 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 sì. Buonasera, sono Chris Hansen della Dateline. Lo sa che il ragazzino con cui ha appuntamento questa sera ha soltanto 13 anni? No, ho fatto 900 di chilometri per uno di 14. Salve, sono appena scappato di casa. Le dispiace se vengo a stare qui? Stare qui con me? Oh cielo, credo che dovrò darmi un pizzico per vedere se sto sognando. Porco pannolone, è vero? Fidati, Peter. Ehi, ho fatto bene a dirti di andare dal ginecologo, no? Vorrei vedere delle vagine, per cortesia. Siamo qui per questo. Si accomodi. Facci piano, bello. Il nome è Cersei. Si chiama Cersei. Ah, e cosa mangia Cersei? Roditori. Ora, se vuoi scusare... Che diavolo! Fallo smettere, Peter! Ehi, ma cos'hai là in basso, Quagmire? Hai qualcosa che ti rode? Ah, no! Beh, Serse pare convinto di sì. Fallo smettere, Peter! Ammetti che ti rode là sotto! Peter! Ammettilo! Hai visto? L'hai spaventato! Tony, torna qui! Oh, cacchio, ma è una cosa bellissima!
Non provavo un'ebbrezza simile da quando ho vinto la maratona. Sono Bob Costas, qui abbiamo il vincitore della maratona di Boston, Peter Griffin. Peter, come ci sei riuscito? Ti dirò, Bob, sono salito in macchina e ho guidato, e se trovavo qualcuno davanti lo uccidevo. Oh, il suolo! Ah, accidenti! La Torre Eiffel? Oh, che bello, sono arrivato a Parigi! Ehi, hey, guardate quella testa di cazzo, si è affezzato il culo! Ah, cacchio, sono a Las Vegas. Bilancia, uno strano uomo irromperà nella tua vita. Pesci, oggi fate attenzione sul lavoro. Nessuno mi aveva mai tenuto testa in quel modo prima di allora. Da quel momento ebbe il mio rispetto. È una gran bella storia, nonno. A me non è piaciuta. Nessuno dei miei nipoti aveva mai criticato una mia storia prima di allora. Da quel momento diventò il mio preferito. A me non è piaciuta questa storia, bisnonno. Oh! I vecchi del futuro sono dei maghi. Thank you.